Si parte con l'attestato Specific a Benevento. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi sono davvero felicissimo di annunciarvi che partiamo con l'attestato Specific per gli scenari standard nazionali all'Aeroclub di Benevento. L'Aeroclub è infatti entrato a far parte del circuito delle scuole del nostro progetto mio e della Drone Next. Per conseguire il certificato di competenza Specific per gli scenari standard italiani ITSTS 01 e 02. Vi ricordo che abbiamo creato un pacchetto all inclusive a 699 euro, chiavi in mano ragazzi, ed è davvero completo. Avremo il corso CRM più il test, avremo il corso della gestione delle comunicazioni più il test, avremo la parte pratica che sarà eseguita presso un campo di volo più il test, ovviamente il rilascio del certificato Specific, tutta la manualistica, il manuale delle operazioni, il PDF come volare in zona rossa della Dronex, tutto non tirerete fuori un euro in più. Chi mi segue da un po', e da un po' davvero perché sto parlando di fine del 2020, si ricorderà dei miei tre video in viaggio verso il CRO, in cui vi avevo raccontato la mia esperienza nel conseguire l'allora attestato per operazioni critiche proprio all'Aeroclub di Benevento. È lì che ho conosciuto il comandante Marco Rapolla e l'istruttore Davide Vignes, che ormai sono diventati dei miei grandissimi amici. Questo è un motivo in più per cui sono felice che siamo un gruppo unico nel progetto che ho con Gabriele Turci della Dronex. Acquisire l'attestato Specific per i scenari standard nazionali all'Aeroclub di Benevento ha qualcosa in più, ragazzi. Lì si respira davvero cultura aeronautica, ci si confronta con l'aviazione sportiva e civile. Il comandante Marco Rapolla ha migliaia di ore di volo, è anche un elicotterista ed ha sempre l'obiettivo di divulgare cultura aeronautica anche ai piloti di UAS. Noi condividiamo lo spazio aereo con gli aeromobili con pilota a bordo, ragazzi, la cultura aeronautica è fondamentale. Marco, tra l'altro, non è solo un pilota commerciale, ma è anche l'unico istruttore di UAS italiano ad essere certificato dall'aeronautica sicurezza al volo e successivamente investigatore di incidenti aerei. Capite quindi il valore aggiunto. Per lui è una missione che va al di là di ogni aspetto commerciale. Per questo motivo, in questo pacchetto da 699 euro, lui ha aggiunto due grossi vantaggi. Il primo è il battesimo dell'aria. L'avevo fatto anch'io. Andate a vedere questo video, una cosa fantastica, la possibilità di volare a fianco del comandante Rapolla sull'Aeroclub di Benevento. Un'esperienza davvero favolosa. Vi ripeto, non ve la sto a raccontare perché basta guardare le mie espressioni durante il video che vi lascio nelle schede. Capite bene quanto può costare un'esperienza del genere ed è inclusa nelle 699 euro per chi decide di andare all'Aeroclub di Benevento ad acquisire l'attestato Specific. Ovviamente dipenderà dalle condizioni di quel giorno, del giorno in cui siete lì a fare la prova pratica. Secondo vantaggio dell'Aeroclub di Benevento, vi offrirà anche una parte pratica in merito alla gestione delle comunicazioni. Ci sarà una vera e propria prova. Tanta roba, una bellissima esperienza. Ultima chicca, se già in passato avete preso un attestato presso l'Aeroclub di Benevento, andate a controllarvi le mail. Ci sarà una mail della DroneX dove per voi a Benevento ci sarà un ulteriore super promo. Non resta che parlare di date. Vi ho detto che si parte a giugno. Sabato 3 giugno
la parte pratica del primo corso. Domenica 11 giugno la seconda, terzo corso sabato 17 giugno, ultimo corso di giugno domenica 25. Vi ricordo che la parte teorica, un po' come avevo fatto col CRO, si farà online, quindi quando sarete inseriti nel corso vi daranno tutti i riferimenti per fare tutte le ore online dei due corsi, CRM e gestione delle comunicazioni. Se volete iscrivervi, affrettatevi, perché ovviamente per discorsi di gestione i posti non sono tantissimi. Dovete andare dell'unico modo in descrizione, troverete il link che vi porta al sito DroneX dove effettuerete l'acquisto. Vi ricordo che avere il certificato specific per gli scenari standard nazionali vi permette di pilotare anche droni di peso fino a 10 kg in ambito urbano. Al di là del discorso marcatura di classe, anche droni che non hanno marcatura di classe dal 1 gennaio del 2024. Capite bene che questo è un grosso vantaggio per chi ha acquistato, ha investito dei soldi in un drone che ad oggi non ha la marcatura di classe. Dal 1 gennaio del 2024 viene declassato, verrà declassato in A3. Con droni senza marcatura di classe, anche se avete l'attestato 2, non potete volare in scenario urbano. Con lo specific sì. Inoltre avere il certificato di competenza specific vi permette di fare richiesta di volo nelle zone ATM-09A, cioè quelle colorate in protezione al traffico aeroportuale. Senza non potete. I piloti delle Open A1, A2, A3 non possono fare richiesta di volo nelle zone ATM-09A. Questo certificato è valido 5 anni, alla sua scadenza andrà rifatto. Gli scenari standard nazionali vi ricordo che scadranno il 1 gennaio 2026. Stiamo aspettando gli scenari standard europei. Credo che sia essenziale per tutti i professionisti avere questo attestato, per non perdere delle opportunità lavorative, ma anche per gli hobbisti che in questi anni hanno fatto formazione, sono cresciuti nelle proprie competenze nel mondo UAS, è il modo anche per fare una bellissima esperienza con chi condivide la stessa passione. Per me è stato così nel 2020 a Benevento. Spero di riuscire a tornare a Benevento in una delle 4 date di giugno, non la prima perché vi ricordo che sono al Drone Day dei 7 comuni dell'Altopiano di Asiago, una delle altre 3 date. Pensate quanti ricordi mi torneranno in mente quando ritornerò all'Aeroclub di Benevento. Per qualsiasi informazione scrivetemi nei commenti o scrivete alla DroneX. Vi ricordo ancora che il link è in descrizione per iscriversi ai corsi di giugno. Spero che questo video vi sia risultato utile. Se così è stato, lasciate un bel like, condividetelo. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!